Sì, ci siamo. Mi vedo. Ciao a tutti. Ci siamo. Aspettiamo un secondo che vi Va bene. collegate. Aspettiamo un po'. Aspettiamo un po'. Qualcuno. Che arrivi qualcuno e poi iniziamo. Come detto, faremo gli gnocchi. Vi faccio vedere e vi racconto tutto sugli gnocchi. Anche se non è giovedì, noi li facciamo oggi. Facciamo? Iniziamo? Allora, ciao a tutti, da Graziella, E Raffaele. regista. Allora, facciamo gli gnocchi di patate. Allora, innanzitutto diciamo che gli gnocchi si fanno con solo due ingredienti. Le patate bollite, mi raccomando, che devono essere fredde, e la farina. La farina deve essere una farina debole 00 perché non deve avere molto glutine. Allora, adesso vi dico tutto. Gli ingredienti li trovate nel link sopra alla diretta. Cliccando leggete gli ingredienti. Comunque ve li dico: 500 g di patate e 150 g di farina. Poi, quando nel corso della diretta le ripeterò per quelli che saranno arrivati in ritardo. Allora, io mi metto il mio guanto, così poi non mi allontano per lavarmi le mani e iniziamo. Allora, qui ci sono le patate fredde. Mi raccomando, devono essere fredde perché se sono calde assorbono troppa farina e poi sarete costretti ad aggiungere sempre più patate e poi avrete degli gnocchi duri. Allora, aggiungiamo la farina poca alla volta perché vedremo quella che sarà necessaria. Vieni qua. Ciao Delia. Ciao Delia! Raffaele, vieni. Allora, che patate si utilizzano per fare gli gnocchi? Io ho utilizzato le patate che avevo in casa, però si utilizzano di solito le patate, diciamo vecchie, nel senso che non devono essere raccolte da poco perché hanno meno acqua. Alcuni utilizzano le patate rosse, io utilizzo quelle che ho e devo dire la verità, mi trovo bene, non ho nessun problema. Allora, vedete, io avevo mezzo chilo di patate qui e 150 grammi di farina. Non la utilizzerò tutta, perché la farina che ho messo è già sufficiente. Anzi, addirittura forse è troppa, la sto togliendo. Adesso vediamo insieme la consistenza dell'impasto. Puoi far vedere qui, per favore? Vedete l'impasto com'è? Non è bianco perché non è ricco di farina, ma è tendente, diciamo, al giallino perché prevale il peso delle patate. È pronto. Io sto lasciando questa farina dai 150 grammi che avevo pesato perché le mie patate erano molto asciutte ed erano soprattutto fredde. Allora, ora trasferisco l'impasto sul piano da lavoro. Un altro segreto per avere dei buoni gnocchi è non lavorare molto l'impasto, così non facciamo uscire il glutine dalla farina. E gli gnocchi sono morbidi. Dimmi, c'è qualche saluto, qualche domanda nel frattempo che io. Oh, c'è Giulia che ti saluta. Fasano, Ciao Giulia! altri paesi. Vedete, l'impasto è pronto. Non serve lavorarlo molto. C'è qualche domandina? E dimmi. Se si mette l'uovo superato il chilo di patata. Allora, superato il chilo di patate, io vi suggerisco di mettere non un uovo intero, ma un tuorlo, perché se mettete l'uovo intero, l'albume vi renderà duri gli gnocchi. Invece il tuorlo va bene, soprattutto se poi dovete passare gli gnocchi al forno e quindi facendo la doppia cottura rischiate di averli poi veramente troppo morbidi. Però il tuorlo sì. Ecco, ma nella fretta ho dimenticato di mettere un altro ingrediente che aggiungo adesso, non c'è problema. Io negli gnocchi aggiungo un cucchiaio di parmigiano. Abbondante, grattugiato. Non è un problema, lo posso aggiungere adesso, che mi sono ricordata mentre
Parlavo delle uova. Questo è il mio ingrediente, diciamo segreto, ma vedo che in molti lo fanno. Per i vegani non lo aggiungete, i vegetariani sì. I celiaci, gli gnocchi per i celiaci. Allora, per i celiaci usate la farina di riso. Se vedete che l'impasto non riuscite a compattare l'impasto, aggiungete un uovo sbattuto, sbattete un uovo e aggiungete poco alla volta un po' di uovo, non aggiungete tutto l'uovo insieme, forse ne sarà necessario, forse no, dipenderà sempre dalle patate, però li potete fare anche voi celiaci con la farina di riso. Ok, ho aggiunto il parmigiano, c'è un pezzettino di buccia. Ecco qua, gli gnocchi sono pronti. Io utilizzo la semola rimacinata per spolverare il mio piano da lavoro. Ed ecco gli gnocchi. Vedete la consistenza? È morbida, però non si appiccica alle mani. Dimmi, regista. Ingredienti, sono salumi. Ingredienti, sono solamente tre. Link, sì. E comunque c'è il link sopra. Comunque è patate, mezzo chilo di patate e 150 grammi di farina, però vi dovete regolare, come vedete io nei miei gnocchi non l'ho usata tutta, sono avanzati un 20 grammi, dovete regolarvi voi. Questo è il tipo di impasto, vedete? È morbido, però non è appiccicoso. Si vede? Sì. Ok, allora, ora io mi tolgo il guanto un attimo e prepariamo insieme gli gnocchi e vediamo come li dobbiamo realizzare. Allora, ripetiamo. Abbiamo utilizzato patate fredde, 500 grammi, e 150 grammi di farina scarsa, e poi un cucchiaio abbondante di parmigiano, se volete, se non volete no, per gli intolleranti al lattosio no. Io sto parlando a tutti, non parlo solo a noi che non abbiamo intolleranze, che non siamo vegani o vegetariani. Allora, aspettiamo un attimo che l'impasto si amalgama, però noi comunque iniziamo. Prendo un pezzetto di impasto, si vede? E facciamo un rotolino. Dimmi. C'è una che dice che non ci va l'uovo. Abbiamo detto su. Abbiamo detto che non ci va l'uovo. Un tuorlo dopo un chilo. Un tuorlo su un chilo di quantità e soprattutto solo se vanno in forno. Nel link troverete la ricetta che non c'è, dove non c'è scritto l'uovo. L'uovo solo il tuorlo. Ho specificato anche nel caso in cui dobbiamo ripassarli al forno, che ne so, per fare gli gnocchi alla sorrentina o gli gnocchi gratinati. Ascoltate bene prima di parlare. Si possono preparare il giorno prima, ecco, e cucinarli il giorno dopo? No. Allora, gli gnocchi potete preparare il giorno prima, ma non cucinare il giorno dopo. Voi li preparate, gli date una sbollentata veloce nell'acqua bollente, appena salgono a galla li togliete, li mettete in una pirofila con un filo d'olio e li conservate nel frigorifero. Così sì, ma se voi li conservate già fatti per il giorno dopo, nel frigo o a temperatura ambiente troverete il giorno dopo la muffa, diventeranno neri. Sarà impossibile cucinarli, non potrete farlo. Dimmi. Il peso delle patate cotte prima di essere bollita? No. Allora, mezzo chilo di patate bollite fredde, già bollite. Non posso pesare le patate prima perché non so quanta acqua devono assorbire, quindi si pesa dopo. Tutto a cotto si pesa, non si pesano mai gli ingredienti crudi, a meno che non siano i dolci. Allora, questo è il nostro filoncino, mettiamo un po' di farina sui gagnocchi, li tagliamo della dimensione che preferiamo. Devo spostare questo? Li tagliamo della dimensione che preferiamo, li sto facendo piuttosto grandi per farvi vedere bene la realizzazione. Prendiamo lo gnocco, il tocchetto, e lo righiamo così e lo mettiamo qui. Wow. Mettiamo un po' di semola rimacinata e lo mettiamo qui. Gnocchi rigati? E gli gnocchi sono rigati, però c'è anche chi li lascia così, si lisce. Ho tocchetto. E mettiamo qui. Aspetta, questo che è molto male. E li mettiamo. Si vede bene? Benissimo. Una pressione leggera dovete fare. Ora
facciamo altri e poi vi faccio vedere un'altra cosa, il piatto che realizzeremo oggi insieme. Allora, questi sono gli gnocchi semplici. Avvicinati. Io li sto facendo grandi, ripeto, per farvi vedere bene, però voi li potete fare piccolissimi, della dimensione che volete. Potete fare anche le chicche di patate, adesso ve le faccio vedere. Questi sono gli gnocchi. Allora, qualcuno può dire, ma io ho paura che poi quando li vado a cucinare i miei gnocchi si spappolano nell'acqua, oppure sono duri. Niente paura, facciamo la prova. Se voi avete paura, avete un pranzo, una cosa importante, perché ridi, regista? Il poco. Oggi ho bruciato tutto, perché bello, ho fuoco anche la cosa casa. Cosa bolle in pentola? Allora, l'acqua. Facciamo la prova con due gnocchi, vieni. Attenzione, ancora schizza l'acqua, eccolo. E vediamo, si spappolano o rimangono interi. Se si spappolano, aggiungete farina, altrimenti no. E così si vede dentro la pentola. Questo è un piccolo consiglio che io vi do per stare tranquilli quando avete ospiti e quando volete fare belle figure, e poi magari al momento che andate a cuocere gli gnocchi vi succede che si spappolano. Invece vedete? Vieni. Buongiorno. Rimani qui fin quando non salgono a galla, per favore, vedi? Ecco qua. Galleggia. Galleggia. Lo gnocco è pronto. Magia. Si vede bene? Sì. Morbidissimo. È pronto. E quindi il nostro impasto è perfetto. Possiamo continuare a fare gli gnocchi. Va bene? Se sì. Se c'è qualche domanda, dirmela adesso. Tua cugina Micaela ti saluta. Ciao Micaela. Giulia Pizzuto. Ciao Giulia Pizzutolo. Pizzutolo. Allora, invece le chicche sono queste, facciamo piccole piccole e poi le arrotondiamo un pochettino con le mani. Queste sono le chicche di gnocchi. Spero che si vedano. Non posso dire di avvicinarti perché sennò mi diranno che sono maleducata e una donna frustrata. Avvicinati per favore per far vedere gli gnocchi. Non potrei vedere. Quindi niente acqua nel latte dell'impasto? Nel latte? Quindi niente acqua nel latte nell'impasto, quindi né no, acqua no, nel no, latte. No, 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 né acqua nel latte. Avete visto che li ho fatti solamente con patate e farina. Né acqua e né latte. E queste sono le chicche. Allora, gli gnocchi, le chicche. E noi oggi invece realizziamo, vediamo se ci riusciamo a farlo in diretta, gli gnocchi ripieni. Come si fanno gli gnocchi ripieni? Allora, prima di fare gli gnocchi ripieni, dimmi se c'è qualche domanda riguardo l'impasto, così possiamo passare allo step successivo. Dimmi. Ah, ti ringrazio perché stai facendo diventare tutte cuoche. Ah, io sono più felice di voi che state diventando tutte cuoche. Saluto a tutti. Ciao a tutte. Ilaria Grassani le ha fatte domenica scorsa seguendo i tuoi passo ricetta. Passo bravissima, fatto gli gnocchi della provincia di Crema. Bene, allora adesso facciamo gli gnocchi ripieni. Gli gnocchi potete fare ripieni di qualsiasi cosa, soprattutto formaggi e mozzarella. Io in questo caso li farò ripieni di mozzarella. Vediamo come. Ripeto, li faccio grandi per farvi vedere. Vieni per favore. Ho preso un pezzo di impasto, ho formato una sfera, lo schiaccio leggermente con le mani, come vedete non si appiccica. Prendo un pezzo di mozzarella, si vede bene? Sì. E lo metto al centro. Prendo il mio impasto e lo chiudo a fagottino, così. E faccio una sfera. Per appoggiarla la metto qui nella semola. Ne facciamo qualche altro, facciamo la quantità giusta per fare un piatto. Non ti allontanare, per favore. Sì. Dimmi. Si veda. Io voglio che vedano bene, che devono capire. Certo, cosa hai visto? Se no non ha senso. L'hai spiegato bene. In diretta. Questo, ripeto, lo potete fare anche più piccolino.
facciamo un altro, fate una pallina, una sfera piccolina, lo schiacciate con le mani, così, e mettete al centro un dadino di mozzarella. Potete mettere anche della fontina, del taleggio, del gorgonzola, potete mettere il formaggio che volete. Poi arrotondate di nuovo, così. Lo passate nella sedia, lo appoggiate lì, però potete appoggiarlo anche sul piano. Io lo sto appoggiando lì per comodità perché sto più vicina al tablet. Facciamo un altro. Dimmi se c'è qualche domanda. Io nel frattempo faccio gli gnocchi. Ripieni. Saluto un po' da tutti Ciao a e stanno tutti. sperimentando le tue ricette che si stanno trovando benissimo. Grazie a tutte, sono troppo felice di questa cosa. Ogni volta che Sei realizzate. bravissima, sei bellissima. Sì, va bene. Grazie, grazie veramente a tutte. Io non so come ringraziarvi perché in questo momento di, diciamo così, solitudine ci facciamo compagnia a vicenda. Io a voi e voi a me. Io sto Se continuando. insieme alla mozzarella si può mettere il pomodoro. No, dentro. Ora vi faccio vedere. Ho preparato il sugo per condire gli gnocchi. Ora vi faccio vedere tutto. Non dentro. Ripieno Bardon. Ripiero? Bardon? Ah, pardon! Giura! Il ripieno è di. Pardon! Beh, portaci qualche piandina, Giulia. Qualche pianta aromatica, che Vieni più. grazie a Sì, lei il piaccia. basilico mi è finito. Proprio tu, basilico. Proprio tu mi devi portare il basilico. Sì. Vieni, così vi facciamo vedere. Allora, io sto mettendo la mozzarella. Però dentro ho detto potete mettere il taleggio, potete mettere il gorgonzola, potete mettere la fontina, l'asiago, quello che volete voi. E magari se li fate ripieni di formaggio, li condite con un sugo di funghi, fatto con i funghi, oppure con un sugo fatto con i carciofi. Mi raccomando, usate solamente ortaggi di stagione, non usate ortaggi che non sono di stagione. Usate i funghi e i carciofi in questo momento. Quando ci servono le melanzane, le facciamo con le melanzane che sono buonissime. Ne faccio altri due e poi basta. Li cuocio. Allora, ripetiamo gli ingredienti. Abbiamo fatto gli gnocchi con le patate bollite, fredde, pesate a freddo, con la farina e un cucchiaio di parmigiano. Per gli intolleranti al lattosio, non è obbligatorio mettere il cucchiaio di parmigiano. Per i vegani lo stesso, potete fare patate e farina e basta. Per i celiaci sostituite la farina 00 con la farina di riso. Mi raccomando, farina 00 perché deve essere povera di glutine. E l'impasto, come avete visto, io non l'ho lavorato tantissimo. Fai vedere questa parte qui. Non l'ho lavorato tanto perché sennò attivo il glutine della farina e gli gnocchi vengono duri, poi risulteranno duri alla cottura. Allora io ne faccio un altro giusto per farvi vedere, per riempire poi il piatto. Ciao Sicilia. Dalla. Si chiama Sicilia o viene dalla Sicilia? E tu devi dire ciao alla signora della Sicilia. Allora vi faccio vedere, qua ogni tanto c'è una buccettina di. Ok? E adesso li andiamo a cuocere. E vedrete che lo stesso cuoceranno in pochissimi minuti, in pochissimi secondi. L'acqua sta bollendo, la alziamo un po' e io li calo. Vieni. Stai riprendendo qui? Sì, mi sta facendo più grande per Sì. farvi Sì, e l'ho detto, li sto vedervi facendo più grandi per farvi vedere. Li meglio. potete fare Sì, piccolissimi. cioè poi ci fai vedere chicche? Fatte qua le chicche. Buongiorno, dove eri tu? No, qua sto dicendo. Stanno qui le Quali chicche. sono le chicche? Queste sono le chicche e questi sono gli gnocchi. Senza ripieno. Senza ripieno. E questi sono quelli ripieni. L'ho detto tre volte già che li sto facendo Vabbè, grandi. Eh qualcuno che sì, viene in non è. ritardo. Ok, Stanno cuocendo. aspettiamo che salgano a galla, alziamo un po', stava bollendo, però naturalmente ne ho messi parecchi,
e quindi si è abbassato il bollore. Mi lavo un attimo le mani. Ecco, riprendo prendendo la pasta, no, ecco. Sì, sono in cottura. Vedete, sono interi. Adesso aspettiamo che salga la carne e li prendo. Vedi, vieni a far vedere. Non ti staccare di qua. Vieni qua. Così vedono che. Non si vede più niente, è tutto annebbiato qua. Ah! Hai ragione, non ci avevo pensato. Vado a fare il sugo Qui da noi c'è il sole, eh? Non... io. Questo Se... è vapore acqua. Come vedete, io posso mescolarli tranquillamente, non si spaccano, non si aprono, non succede niente. Brava Graziella, hai fatto un ottimo impasto. Meno male che lo dici tu, guarda. Avevo paura che non lo dicessi. Oh, cosa guarda? Cosa... Oh. C'è un sughetto. Oh. Oddio! Come siamo simpatici. Allora, qui ho fatto un sughetto semplicissimo. Con aglio, olio, pomodori e origano. Un sugo semplice. Sì, un sugo semplice, aglio, Un olio, sugo pomodori semplice, però e non è origano. Però salsa. non è salsa, sono i pomodori che ho conservato io quest'estate in barattolo. Allora, adesso stanno venendo a galla, vieni. Vedete? Sì. Si vede? Nonostante... Si vede? Sì. Ok, adesso li alzo. E li metto nel sugo. Allora, facciamo così. Tolgo l'acqua e metto la padella e torno subito. Saluti da Salerno. Ciao a Salerno. Qua devi Ciao riprendere da ora. Salerno. Ciao a Ciao. Salerno. A Salerno ho detto. Loro da noi a. Vieni più qua per favore, poi dici Sì, quella dice certo. che io ti comando. Sì. Se tu ti allontani, come dobbiamo fare? Fai riprendere qua, che adesso aspettiamo che si riscalda un po' il sugo e impiattiamo. Spero che si vedano bene, perché ci tengo che li vediate bene. E poi realizziamo il piatto. Ah, facciamo anche Dimmi. l'impiattamento. Sì, dimmi se c'è qualche domanda. Niente, una coppia pepe e sale, siete strepitosi. Mi sto mantenendo a parlare comunque. Sì, diciamo Perché che ieri c'è stata le... No, vabbè, una lascia stare. leggera critica, che non voglio dire che cosa mi ha detto la signora perché non era una critica, era Sei veramente fantastica, offensiva. grandi. Il regista è bravo. Oh, bello, mi piace che ti leggi i commenti da solo. Se Allora, si può dimmi. usare la forchetta per rigare gli gnocchi. Sì, adesso vi faccio vedere. Visto che noi ci stiamo aspettando che si riscaldi il sugo, vi faccio Sì. vedere con la forchetta. Però questi sono gnocchi ripieni di Di mozzarella, mozzarella con sugo la con pizzaiola. sugo la pizzaiola. Mettiamo un po', dove è andata la semola rimacinata? È andata là, vabbè, mettiamo un po' di farina. Possiamo farlo sia da questa parte, si vede? Sì. O da questa parte. L'alternativa È la stessa cosa. regale, cioè così semplice. Sì, addirittura mia madre usava la grattugia del formaggio, quella in acciaio. Si può utilizzare pure quella. Ecco, adesso il sugo è pronto. Spero che si veda bene. Ti piace, regista? Questa è la tua cena di stasera? Sì. Sì. È buono, si vede. Ok, adesso lo impiattiamo. Vediamo se riusciamo a fare una cosa decente con i mezzi che abbiamo. E poi magari
apriamo uno per farvi vedere come sono Devo all'interno. strumentare io. Che cosa hai istruito tu? Così a fare l'impiattamento, a presentare i piatti. Allora, vieni, dai. Voi veramente, mi dispiace che non possiate sentire il profumo. Sì. Si vede, se si vede il profumo? Si vede che sono buono. Ah, pensavo che si vedeva il profumo. Facciamo un bel piatto, perché non è che perché dobbiamo cuciniamo per noi non deve essere bello il piatto, anche se cuciniamo a casa deve essere bello. Un altro ci sta. Tu Questa può essere riprendi, un'idea anche per Pasqua per potete Pasqua. utilizzarlo. Secondo me ci sta benissimo. Mettermi un po' di Vegetariano. sugo vegetariano e come ha detto una mia amica, senza dolore. Ecco qua. Potete aggiungere un po' di formaggio se volete. Così. Patate bollite si pesano dopo averle Sì. bollite. Poi vi rispondo a tutte. E questo è il piatto. Adesso mi è caduta la forchetta qui. Prendo un'altra forchetta. E vi faccio vedere l'interno. Qua, perché stai riprendendo la padella vuota se c'è un piatto pieno di pasta? Buongiorno. Sì. Questa è il nostro piatto che abbiamo preparato. Spero che si veda bene. Adesso io provo a tagliarne uno per farvi vedere l'interno. Guardate. Si vede? Sono ben cotti e l'interno si è sciolto. Con questo abbiamo finito. Se c'è ancora qualche domanda, ma penso che sono stata abbastanza chiara. Penso che possiamo fermarci Pugliesi di Conversano. qui. Sì, che cosa? Di dove siamo? I pugliesi sono bravi, siamo di Conversano. Pugliesi, Siamo pugliesi e di Conversano. provincia di Bari. Provincia di Bari. Bene, allora noi ci salutiamo, poi prima di Pasqua ci rivediamo, penso che faremo le ciambelline perché in molti me le avete richieste, visto che era l'opzione dell'altra volta, facciamo le ciambelline insieme, adesso vediamo se giovedì o venerdì facciamo le ciambelline. Nel frattempo io vi saluto, vi ricordo di, se vi è piaciuta la diretta di condividerla nei vostri profili. Di iscrivervi al mio canale YouTube. In più vi dico anche che sono su Instagram, così magari anche la famiglia di Instagram aumenta e riusciamo a formare una grande famiglia di cucinieri con me, Graziella. Allora io vi saluto e ci vediamo alla prossima. E mi raccomando, fate gli gnocchi per Pasqua. Ciao. Ciao a tutti, Ciao. ciao.